Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Death Stranding ed è forse uno dei momenti più alti per il canale Indie Gameplay Ita perché, contro ogni aspettativa, ho potuto ricevere questo gioco dallo sviluppatore che ha dato fiducia un po' per merito della costanza nel pubblicare video di questo canale, un po' per il pubblico molto maturo e comunque sempre attento ai nuovi giochi che porto. Beh, questo gioco io lo avevo già provato su PlayStation 4, l'avevo giocato qualche ora, ma sono la persona meno indicata per raccontarvi la storia, perché in realtà me la devo completamente ancora scoprire. L'avevo giocato, mi era piaciuto, poi una volta letto che sarebbe uscito per PC ho smesso del tutto di giocarci, così come avevo fatto per altri giochi, e quindi ho deciso di attendere. L'attesa è finalmente finita. E lo cominciamo insieme. Ovviamente vi dirò quello che penso, quello che ho visto già giocandolo su PlayStation. Ora lo giocherò finalmente su tastiera e mouse. Vi dirò anche un parere su questa metodo di controllo, su questo metodo di controllo diverso. E poi mi riserverò di giocarlo un pochino per qualche ora per poi portarvi un altro video. Lo andiamo a vedere per la prima volta. Andrò a provare sul computer un gioco con il DLSS. SS attivabile oltre che la funzione RTX. Lo giochiamo a normale. Poi magari lo cambio, attendo anche i vostri consigli. Dimensione testo, boh, facciamo normale, tanto sono vicino allo schermo. E niente, ho atteso impazientemente che si sbloccasse il gioco. Un gioco che si è sbloccato alle ore 16 del 14 di marzo. Lo vedrete probabilmente il 15 mattina. Oddio, qua vi rivelerò il mio compleanno. Ok, è il mio compleanno, sì. Interessante, io sono un pesci, quindi le fenomeni d'Ohms. Andiamo a provarlo insieme e poi vi dirò subito dopo finita la scena iniziale, quando inizieremo appunto a viaggiare, vi darò il mio onestissimo parere sull'esperienza avuta in PlayStation 4 con questo titolo che avevo acquistato e vabbè, poi vedremo anche qualche differenza magari con la parte PC, che comunque da quanto avete potuto già leggere se siete appassionati è comunque fatta molto bene. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Questa musica è famosissima, l'avete già sentita tutti riguardo video di questo gioco, ma è stato veramente un colpo al cuore la prima volta che l'ho sentita mentre stavo camminando ed è partita. E vabbè, gioco a Norman Reedus come attore principale, attore che io conoscevo purtroppo soltanto per The Walking Dead, per il personaggio di Daryl. Ci troviamo in un mondo, diciamo, distopico, insomma, dove c'è stata un'esplosione, dove la situazione nel mondo è veramente brutta e sarà nostro compito riconnettere l'America intera, attraversandola da costa a costa, usando ogni sorta di tecnologia possibile e facendo fronte a quello che è l'ostacolo naturale, costruendo anche scale, costruendo ponti, addirittura in fasi più avanzate anche un'autostrada, da quello che ho avuto modo di vedere, viaggiando su camion, viaggiando su moto o camminando a piedi. È un gioco che ha diviso fortemente l'utenza tra chi
Ah, questo è un simulatore di corrieri, tanto che io ho avuto proprio alcuni colleghi, io lavoro nel mondo dell'elettronica, anche dei videogiochi, alcuni mi avevano detto che pensavano fosse veramente un simulatore di corriere dove tu parcheggiavi il furgoncino, consegnavi il pacco. E chi invece lo ha adorato? Devo riguardare un pochino la grafica perché c'è qualche texture slavata, devo vedere se tenere o meno il DLSS o se attivare altre cose che non funzionano col DLSS, anche se in realtà graficamente, per quanto riguarda almeno l'ambientazione, lo scotch diciamo per riparare la moto, mi sembra tutto ben fatto. Per meno il cappuccio, meno la giacca. A livello sonoro, doppiato in italiano, nulla assolutamente da dire. Da questo potrete magari arrivare alla conclusione che io sono tra quei fan sfegatati del gioco. In realtà no, nel senso che io Kojima non lo conoscevo. Ho visto la prima volta questo gioco quando ho sentito che si era separato da Konami. Insomma, io avevo giocato una trentina di ore l'ultimo Metal Gear, il 5, ma non l'avevo mai finito, e mi ha incuriosito, anche se in realtà a livello visivo l'immagine di Norman Reedus sulla spiaggia col bambino mi ispirava zero. Poi ho iniziato un pochino a informarmi sul gioco e poi mi sono convinto a prenderlo in versione PS4, e devo dirvi che a me il gioco è piaciuto, ma perché io ho sempre trovato nei videogiochi che si prestasse poca cura al viaggio. Voglio dire, io adesso andrò a toccare un mostro sacro degli ultimi anni, probabilmente il miglior gioco di ruolo degli ultimi 10 anni, che è The Witcher 3. The Witcher 3 è un mondo stupendo, tuttavia, tanto qua succedono cose. Ha un mondo fantastico, però tante volte noi, il giocatore medio, prende il cavallo e viaggia, raggiunge il punto, fa la missione, non ci si gode il viaggio. Non ci si gode il viaggio, e questo è uno di quei giochi in cui si fa quello. Ovviamente non è un gioco per chi ha fretta, non è un gioco per chi vuol giocare 5 minuti, quello sicuramente. Ora andiamo ad analizzare il punto di vista del controllo con la tastiera, vi darò la mia perché ho voluto farlo proprio così di getto, in modo da non prepararmi prima che cosa dire. Allora, con la sinistra, col tasto sinistro del mouse afferriamo con la mano sinistra, con la destra afferriamo col destro afferriamo con la destra, con la E portiamo in spalla. Quindi tengo premuto. Sì, il gioco ha ancora qualche incertezza, qualche scattino ogni tanto. Io ho una 2080, quindi... poi col tasto E... Ah, lui lo No, devo proprio tenerlo premuto, come anche su PlayStation, giustamente. Premo il tasto E e me lo carico dietro, ok. L'unica differenza che noto è che non è possibile regolare la corsa, la camminata. Si può correre... Premi Q per analizzare. Ok, questo si analizzava e ci fa... diciamo vedere dove ci sono le zone un po' più ostiche dove camminare. Allora, vi dico in breve, vi troverete a fare sempre delle cose di questo tipo, cioè viaggiare nel mondo, viaggiate, camminate, quando siete molto carichi lui camminerà molto piano e dovete fare attenzione dove appoggiate i piedi, dove mettere i piedi, appunto, e gestire l'equilibrio della mole di roba che trasportate. Ma la figata secondo me è che, ad esempio, vi ritrovate di fronte a una cosa del genere, dovete arrivare di là, allora iniziate, studiate la mappa, andate a vedere questo sistema di controllo con il pad, in realtà poi io uso tutt'altro, e iniziate a vedere, guardarvi la mappa, poi accederemo anche alla mappa, da dove passare, dove puntellare, dove mettere delle corde, delle scale, dove passare, pian piano salirete, magari arriverete alla cascata, la vedrete da vicino. È una cosa che a me piace molto, ma capisco anche che sia una cosa molto 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 soggettiva. Probabilmente poi voi vedrete anche un dettaglio diverso magari da quello che vedo io, perché il video perde molto in dettaglio su YouTube. Ora c'è un'altra cutscene, e un'altra cosa che hanno lamentato alcuni con cui ho parlato del gioco è che ci sono delle cutscene veramente lunghissime. A me non disturbano, ovviamente, come vi ho già detto prima, non dovete
giocarlo se avete 10 minuti, insomma vi godete la vostra serata su Death Stranding, fate il vostro viaggio, io entravo in gioco, facevo un viaggio e smettevo, insomma mi godevo quel viaggio, mi godevo il silenzio, la pioggia, i rumori ambientali che sono fantastici, e arrivavo alla fine, mi guardavo la mia cutscene, la mia scena come questa, e poi mi chiarivo altre cose sui personaggi, mi chiarivo altre cose sulla storia, e poi finivo lì la mia esperienza. Il bello è che nel mentre voi vi trovate in viaggio, potrebbe iniziare a piovere. La pioggia, vedete, è detta la cronopioggia, fa invecchiare le cose, da quello che so, poi magari salterà fuori qualcosa lungo la storia. E quindi siete in viaggio, siete magari attaccati a una montagna con una corda, e inizia a piovere. La pioggia danneggia il vostro carico, quindi dovete mettervi al riparo. E quindi iniziate a studiare come fare. E qua iniziate a capire anche che cosa c'è nel mondo. Ci sono queste creature che cercheranno di ucciderci, derivano dalla pioggia, ma se tratteniamo il fiato loro non ci sentono. Quello che si è detto di questo gioco è che ha la fase negativa, diciamo la cosa più negativa del gioco è il combattimento, ma fortunatamente non si combatterà molto, a meno che non siate avventati voi. Sì, graficamente ci sono degli alti e bassi, soprattutto sullo sfocato adesso, ma devo smanettare un pochino con la grafica, vedere se è meglio il DLSS o il impostato su, in questo caso, qualità, o usare un altro tipo di, diciamo, di formato grafico. Adesso poi devo vedere. Sto in silenzio perché la tensione, magari avete già visto questi video da altri, insomma, è stato portato ampiamente quando è uscito a novembre su PlayStation 4, ma ho voluto fare, dare il mio contributo anch'io col mio parere. Io lo apprezzo, da non fan di Kojima. Detto questo, io odio tutti i fanboismi di certa gente, ogni gioco è più bello a prescindere perché è il suo gioco preferito, insomma. E infatti ve lo sto dicendo, ci sono alcuni elementi grafici che mi sarei aspettato un po' più alti, soprattutto la pelle adesso, però sono degli effetti di luce veramente fantastici. Non si sa che cosa sta succedendo ed è giusto così. Però l'ho giocato qualche ora all'inizio, ero proprio all'inizio, ma me lo sono goduto perché poi all'interno del gioco potrete seguire la storia, ma anche interagire con altre persone. Infatti, altre persone potrebbero lasciare degli strumenti che in un gameplay, diciamo multiplayer asincrono, potreste ritrovare voi. E a quel punto potreste ringraziarli lasciandogli un mi piace. Non servono a nulla, ma vedrete apprezzati i vostri sforzi. E potrete anche, ogni volta che riconnetterete una zona, appunto, vedrete gli oggetti lasciati da altra gente. Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Trovo buono anche il doppiaggio. No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te.
una delle missioni più belle che ho provato all'inizio, perché come vi ho Io mi detto, chiamo Fragile. Fragile con anche la doppiatrice Domitilla d'amico. Io mi sono perso via a fare le missioni di giocatori, in pratica dovete portare Sì. merci da una parte all'altra, tra le zone già esplorate. E in pratica potete farle o meno, quello che non riuscite a trasportare resta ad altri giocatori. Io mi sono perso via così perché mi piaceva proprio farle aumentare proprio il mio livello da trasportatore, da corriere, non mi piace molto chiamarlo corriere, ma alla fine è così. E mi sono perso via in queste cose guardandomi i panorami. È ovvio che qui le critiche piovono e dicono è sempre uguale, il mondo è così grande ma non sembra. In realtà bisogna godersi un gioco per quello che è. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Insomma, vi stavo dicendo, una delle missioni principali all'inizio, questo l'avete già visto, dovete trasportare un corpo. Io mi ha fatto un po' ridere perché all'inizio sono andato tutto baldanzoso verso un fiume e non mi sono curato di quello che mi diceva il tutorial. A un certo punto io ho perso il corpo nel fiume, e il fiume ha portato, la corrente ha portato via questo corpo che dovevo portare ad incenerire. E quindi mi sono messo a inseguirlo, l'ho preso, ero ancorato con una mano alla roccia, con l'altra tenevo il corpo, pian piano non so come sono riuscito a tirarlo su e ho proseguito il mio viaggio tutto fradicio. Poi è iniziato a piovere, mi si è Sono iniziato incasinato. comunque a danneggiare Non posso esserti il corpo, d'aiuto. anche se in realtà quello non era importante perché non erano merci Io faccio importanti. Voi consegne, nient'altro. potete arrivare ad avere dei carichi veramente Guarda, importanti. Avete anche delle zone in cui dovete agire stealth. Quindi sarà molto interessante vedere come va avanti. Infatti adesso questo è un video di presentazione e poi mi riservo appunto, come ho già detto, sei diverse andato a ore cercare. per provarlo e poi farvi un video con delle mie conclusioni. Insomma, se vi interessa, Guarda, insomma, se questo quelle cose gioco non sono potrebbe carte. interessarvi. Questo è un non solo indie, chiaramente, perché è una grossa produzione, ma insomma. Ultimamente mi sto dedicando un pochino nei tempi morti anche a queste e devo dire ho avuto l'occasione di ricevere questo gioco dai PR della Kojima Production, insomma, ed è stato quantomeno un onore per me poterlo portare. C'è una foto con lui, Crona pioggia fa un'altra e invecchiare una ciò che faccia sbiadita. tocca, ma non può La spazzare via cronopioggia ciò fa che invecchiare ciò tocca. che tocca, ma non può spazzare via Il tutto. passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Poi vabbè, sarò io che amo camminare sotto la pioggia senza l'ombrello e quindi ho apprezzato le scene in cui si cammina con solo il rumore del vento e la cronopioggia che ti danneggia il carico sulle spalle. Ora, bisogna raggiungere la città in fondo e ogni città andrà riconnessa. Infatti sotto vedete la barra ematica con lo zero muore e la barra del vigore. Una volta che finisce rimaniamo rallentati. Dobbiamo raggiungere quella zona lì. Vedete, ora possiamo studiare come fare esattamente ad arrivarci. Direi che la strada è quella giusta qui. Vedete che in questo caso avessimo avuto un carico più pesante, non ci saremmo fermati così facilmente. Poi è partita la musica. La prima volta che l'ho giocato è stato bellissimo. Devo parlare ogni tanto, se no mi bloccano il video per i diritti d'autore. Bisogna tenere il tasto sinistro e il destro del mouse tenuti premuti insieme per tenere l'equilibrio da una parte o dall'altra. Infatti, se pendiamo da una parte, dobbiamo premere la parte opposta per tenerci. Se ci teniamo in entrambi, possiamo restare in equilibrio. Sul tasto sulla destra, sulla sinistra, scusate, vedete dei tasti che ci permetteranno di usare degli oggetti. Io al momento mi tengo in modo da attraversare, la corrente mi sta portando via, c'è questo vapore. Poi troveremo carichi messi lì dalla storia, così come anche abbandonati da altri giocatori, come vi dicevo, multiplayer asincrono. Quindi lo prendiamo e lo carichiamo e diventiamo però di conseguenza più pesanti. Ok, al momento non abbiamo modo di vedere l'inventario ancora, perché lo faremo dopo.
Ogni tanto si incanta sui sassi, sugli ostacoli, ma per tanti movimenti è veramente realistico. Poi si è voltato a guardare qualcosa, ma cosa c'era qua? Perché poi potremmo trovare anche delle larve, insomma, da poter prendere, materiali da raccogliere. Adesso io non ho modo, perché ho comunque le cuffie e sto parlando al microfono, ma in realtà avremo modo di ascoltare i rumori naturali. La musica ci interromperà solo alcune volte, non sempre, perché spesso faremo dei percorsi veramente lunghi di diversi chilometri nel più completo silenzio, sperando che non inizi a piovere o che non arrivino delle creature da cui dobbiamo comunque nasconderci o incontrare altri esseri umani da cui agire stealth. Ok. Sì, devo dire una cosa, l'acqua non è un granché, ma probabilmente è dovuto alle impostazioni grafiche che devo cambiare, perché probabilmente il DLSS non è un granché. Qua. Adesso vi faccio vedere subito, vediamo se cambia qualcosina come grafica, così analizziamo anche il discorso grafica. Cambiamo un pochino l'impostazione grafica e vediamo se si può. Togliamo il DLSS e attiviamo questo. E l'anti-aliasing. Livello di definizione. Mettiamo un po' 100 e vediamo un po' come gira. Mi sembra un po' più... molto, molto più sporco come dettaglio. Voglio tornare a vedere l'acqua. Oddio. Vedete che cadendo così il carico si danneggia. Oltre che farci male noi, il carico si danneggia. Boh, non so, sapete? Non saprei, ma lo preferivo quasi prima. Nonostante io abbia... upgradato la grafica over, diciamo, quello che è il suo massimo. Io disattivo l'anti-aliasing, disattivo questo, attivo su qualità il DLSS, confermo, tengo però quella percentuale lì a 100. Mi sembra più pulito, ovvio non siamo al fotorealismo, però così abbiamo fatto anche l'esperimento della grafica. Sì, l'acqua in effetti non è proprio bellissima, ma bisogna vedere, magari è semplicemente torbida. Sì, direi che qua è un'altra cosa, vederla da vicino. Però ecco, volevo fare questa analisi qui perché se ne è parlato tanto, di questo porting, insomma, volevo vedere, non mi aspettavo di certo... Ok, mi sono tenuto in tempo, quindi vedete che devo evitare di danneggiare. Ora abbiamo un carico leggero. Fa la cascata qua, carina. Sì, ripeto, io cerco di puntare a una grafica ottimale, perché so che poi messa su YouTube la grafica sarà comunque molto più limitata. Comunque siamo arrivati in città, dove andremo a consegnare questo pacco e la storia andrà avanti. E il gioco pian piano nelle prime ore ci spiegherà tutte le varie cose, i compiti da fare, i compiti facoltativi, potremo decidere dove posizionare o farlo fare in modo automatico, il carico sulle nostre spalle, perché potremo mettere roba sulle gambe, roba sui fianchi, se avremo dei mezzi avremo anche dei carrelli fluttuanti da poter portare con noi. Ok, ho caricato anche questo, siamo a 20 kg su 120 massimi, vi garantisco che una volta che avrete aggiunto il carico sui 100 kg camminerà veramente piano. Ora stiamo arrivando a destinazione. E vi dicevo che la differenza più evidente, che serve ma fino a un certo punto, è il fatto che non avendo lo stick per giocarlo col pad, nulla vi vieta comunque di giocarlo col pad, io preferisco giocarlo con tastiera e mouse, anche per il movimento, per guardarmi intorno come voglio. Non avete la possibilità di dosare la corsa, però magari qualcosina con la rotella del mouse si potrà fare.
Sarebbe come lo si fa già in Escape from Tarkov. Ci hanno fatto la scansione, lì vedete un mezzo che useremo poi in futuro. Il consiglio che vi do è, se il gioco vi ispira, vi piacciono queste camminate, comunque in cui si porta, si pianifica il viaggio e tutto, vi consiglio di prendervelo. Nel senso che, ovvio, se amate l'azione, gli sparatutto così, no. Se volete un'esperienza, una storia, e vi ripeto, io la storia l'ho vista un pochino, mi intrigava. È un'esperienza, probabilmente è uno di quei giochi che tra anni potrete dire l'ho giocato. Quindi, insomma, F attiva terminale. Ah, devo tenere premuto. Effetto consegna. Carico richiesto. Consegna parziale. No, sì. Tutto carico e pronto alla consegna può essere completato. Confermo. Ok, consegniamo. Cioè, poi tutte queste cure di dettagli vari che mi piace veramente tanto. Poi avrete il vostro appartamento dove potrete fare la doccia, potrete mettervi nuovi vestiti. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette Poi, condizioni. lui ha un affare qua sulla sinistra che verrà chiarita più avanti e serve per identificare appunto le entità, insomma. Qua abbiamo la valutazione col danno. Abbiamo fatto 5% in quella 8% di danno e 5% un altro in quella, diciamo, quella cosa che ho fatto per farvi vedere come si correva e poi sono inciampato. Abbiamo tutta la valutazione che serve fino a un certo punto perché alla fine ci veniamo valutati, abbiamo il mi piace dal destinatario, non servono a nulla. Però si va avanti con la storia e da quello che io avevo visto, perché sulla PlayStation io avevo tanti dubbi, ho detto stare insieme sarà una cavolata, e in realtà la storia era carina e la trovavo abbastanza giustificata. Poi c'è chi dice che ci sono i buchi di trama, c'è chi dice che la trama non è bella, c'è chi dice che è bella, insomma è un'esperienza, è come quando si acquista un libro, si guarda un film, alla fine si traggono le conclusioni. Ovvio, non costa poco, ma quale gioco AAA costa poco ormai? Deve piacervi appunto la solitudine, il silenzio, la musica, i rumori ambientali, il fatto comunque di mettervi lì e dite: ok, mi godo un po' la storia, mi faccio il viaggio, me lo godo tranquillo. Ok, il carico è questo, partiamo. Oh bene, sono già a metà strada, sto arrivando alla fine. Arrivate dopo aver scalato una montagna con fatica, con attenzione appunto al dettaglio. Fate tutto questo, vi darà la sua soddisfazione completamente alla missione. La missione dopo sarà uguale, ma in luoghi diversi. Questa è la cruda realtà a cui dovete comunque arrendervi. Che cos'è quello che porta lì al petto? È il bambino classico che si vedeva ovunque, e vi spiegheranno anche lì che cosa serve. Ok, vedete qua c'è una lunga cutscene ora che ci porterà a capire altre cose della storia. Ora, non vi dico nient'altro, io chiudo qui. Questo era un lungo video su Death Stranding, l'inizio, uscito quando è oggi su PC. Costa 59,99 su Steam. Ringrazio ancora lo sviluppatore e il suo PR per avermi concesso questa eccezionale opportunità di portarlo sul canale. Io vi ringrazio tutti, lasciatemi numerosi vostri commenti qua sotto e vi interrompo qui sul più bello. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.